e campe di due. Dai, andate! Ma che state facendo? Ma che cazzo state facendo? Ah, devo ancora piccare! Vabbè, devo ancora piccare, vi beccate questo, mi schiaccio. Ora devono decidere lo stage. Insomma, una tirata era un po' lunghina. No, se lo devono beccare tutto. Come soffro io, devono soffrire loro. Ok, vanno su Battlefield. Mart contro Little Mac. Non prende il suo classico Mario, Marx, ma... In realtà il Mart di Marx non è una novità. Sta facendo bastoncecco ora, vabbè. Se partite sì, se vi decidete potete farlo. Vabbè. Siete partiti o no? Ah ok, sono partiti, perfetto. Allora, stage che... In realtà allora, per Mart è piuttosto buono e non è così male nemmeno per Little Mac, perché la piattaforma alta è raggiungibile con l'app B e può gli permette di mixappare fra rimanere lì sopra o scendere, e cosa che per esempio su Dreamland non è possibile. Qui si ottenissimo lo scudo e arriva il tipperone che porta a casa quest'early stock insieme in combo col backheel. Indoris Mac si era salvato il salto giustamente, ma scende tantando. Ma chiaramente aveva le opzioni piuttosto limitate e Max ha fatto un ottimo lavoro nell'edgeguardarlo. Ok, arriva la Dump, però cerca di leggere l'opzione avversaria. La fail. Marx è già a Kitter Sent in realtà. Quindi in realtà Little Mac non deve di solito preoccuparsi troppo di perdere gli stock in early, perché alla fine li recupera con niente. Molto bravo qua nel rifugiarsi dall'altro lato dello stage Mac. Piuttosto tesa. E ok, non ho probabilmente non si aspettava che l'heavy armor bastasse per quel colpo del 6B. Quindi cerca di mettere in una situazione di quasi carico il Kyo Punch, tra l'altro lì. Anzi, ora probabilmente si carica col prossimo colpo. No, non si carica con la B, solo con i pugni. Boh. Ok, si è preso al Kyo Punch e non uccide. A quanto era? Bassissimo. Vabbè, si è preso dei buoni danni, quindi tutto sommato non gli è andata nemmeno così male. Poteva andargli chiaramente meglio. Ah, ottimo intercept della roll con la grab da parte di Mars, che arriva con questo fail. Non riesce però a intercettare il rientro con 6B di Midoriz. No, non riesce a punirlo ancora. È più tricky di quanto si pensi. Punire Little Mac evidentemente. E qui continua a non riuscire a punirlo. Piano piano si sta alzando la percentuale anche di Mars con questi falliti punish. E la cosa è piuttosto pericolosa. Arriva però Jab F Tilt che porta a casa il primo game. Ah, gli è a zero. Doris, ti vedo morto. Come hai fatto a cosa hai fatto per stancarti? Giusto. Ho chiesto cosa hai fatto per stancarti, lui ha giocato con me. Yeah.
Ah, vanno su Town and City. Sì, fanno come i Pokémon che urlano il proprio tag quando entrano in campo. Madonna. Dannissima sta cosa. Comunque, ah, l'up smash sul mancato tech. Mentre Max si accontenta di una jab. E al momento il momentum è tutto di Midori. Ah, ha trovato bella questa pivot grab. Non trova però l'aerial in seguito. Ah, fugge subito Midori dal landing lag qualunque cosa avesse fatto. Non ho ben capito. Arriva l'up smash, ancora non lo uccide, probabilmente causa la bassa rage di Mac. Posiziona subito per fare il 6B, 6 back air, volevo dire, Marx, ma non riesce a trovarlo. Ok, take your punch, però chiaramente eviterà di cercarlo. A meno che... E infatti cerca di usare direttamente l'F smash che... E si tiene che io pancia per il secondo stock. Giustamente. Molto... Non direi nemmeno intelligente. Cioè sì, è intelligente, ma la gente non è stupida come cosa. E arriva però alla kill, infatti, col che io pancia alla fine... Cioè all'inizio di questo secondo stock. L'ha preso in faccia. 1-1. Marx Midoriz. Eh no. Perché non ci avevate l'Ethernet, perché non... Ma altre volte funzionava. Sì che possiamo, l'abbiamo fatto. Comunque inizia questo terzo game. Qui cerca il jump prestissimo. Guarda lì come lo cerca. Non gioca nemmeno il neutral, vuole subito andare sullo stage. Lo scudo come era vicino. Alla fine non ci perde nemmeno tanto. E ora qui per uscire. Dreamland è un stage un po' peggiore rispetto a Battlefield per Little Mac, appunto, perché non c'ha il mix up piattaforma alta sì, piattaforma alta no. Con la B. Oddio, forse ce l'ha però di usare il salto. Non è un... Non trova il... Ah, buono la becca. Non trova il jab block. Non so nemmeno se poteva jab bloccare da quel lato, perché non mi ricordo sinceramente qual è il lato dello stage verso il quale non si può jab bloccare, se è verso il centro o verso l'esterno. Ah, è verso l'esterno infatti, sembra, non si possa jab bloccare. Buono il down smash. Continua a cercare il gimp. Buona la presa, non prova. Mescia via il dalla grab Midoriz. Lo grabba così senza paura. Aspettava su. Aveva detto corsa scuso. Ha sbagliato qua Midoriz, se voleva fare. Non l'ho capito bene. Un angolo del un smash angolato verso il basso, forse doveva fare, non l'ha fatto, ma per lo scudo, boh, non ho capito. Comunque, trova questa kill da un tilt
NAB. Centrale comunque piuttosto alta, ha quasi il Kyo Punch. Fallo elusivo. Non trova questo Imp Midori. Marx continua a cercarlo, forse dovrebbe cercare di giocare un po' più di neutral piuttosto che di Crashing Imp, perché vedo che Midori si è molto ben... Okay, qui è successa una cosa strana, non so bene come commentarla. Comunque ha cercato un po' la porcata Midoris e non l'ha trovata, e buona. Comunque ok, ah, non fa l'high combo, va bene, cerca solo un up air. Lo cerca ancora continuamente, non dico che faccia male, però forse ci si sta concentrando un po' troppo, non saprei. E lo sta camperando duro Midoris, sta approcciando veramente poco. Ah, giustamente qua, ottima opzione la B di Mario in quella situazione. Si prende qualche danno, toglie un po' di pressure. Oh, il Nair arriva, buono. E i percentuali sono pari più o meno. E la grab, la back throw, non trova il... Non riesce a sgardarlo. La situazione adesso è veramente pericolosa, per i tuoi pari nessuno dei due può camperare. Vedo che Marx sta cercando tanto questa pivot grab a legge. Allora ha funzionato. Ora è veramente pericoloso, forse sta... Devo cercare di far approcciare l'avversario, però non saprei, vorrei evitare anche di cocciarli indirettamente. Probabilmente ne sanno meglio loro di me, però non si sa mai. Che cazzo è successo? Non ho capito. E vabbè. E arriva la pale. Situazione di pessimo disadvantage per Midoris, che ora recupera un po' il neutral. Il 6B che quasi uccide, mandandolo al lato sbagliato. E Marx che adesso aspetta, giustamente. Back air, ottimo. Non trova qui la fireball. Il counter che si triggera troppo in alto. E arriva! F smash che non uccide! Ok. No! Non è riuscito a prendere l'advantage! Con i pummel! Madonna, quanto è teso! Questo match arriva alla back pro! Mancano ormai 20 secondi! No! Non ci credo! E Midoris si incazza, giustamente, perché è un po' un modo un po' triste di morire. Match veramente teso, ma... Abbiamo il ban di FD da parte di Marx. Midori si prende il suo tempo per pensare. Tanto genero che suggerisce di prendere Pit. Questo... Ok. Avremo uno switch di skin? Vanno su Battlefield, rimane la skin solita, il matchup rimane lo stesso, ma lo stage dovrebbe essere un po' migliore per Mac.
finisco la un po' di birra ed è pronto per il merch. Ok, inizia questo possibile ultimo. No! Inizia il game e subito iniziano a camperare. Sembra quasi Brawl. Ma che cazzo di... Ah, ok, ottimi danni. Ottimi danni da parte di Midoriz, che con queste stringhe prende vantaggio di percentuale. È bello come passino veramente da un'aggressività tremenda a un a una a un forte gioco difensivo. Ora arriva il gimp da parte di... Esatto, da parte di Mario con Flood. Aveva un ottimo momento in Mars. Vediamo adesso come Midoriz si giocherà questo secondo stock. Al momento la percentuale è abbastanza alta su Mars. Vedo Midoriz un po' impaziente, però in realtà questi smash stanno funzionando, quindi cercando di baitarlo forse un po' troppo. Infatti qui Mars aspetta e... No, aveva ancora il salto. Torna velocemente al centro stage con il 6B. Cerca qua di sguardare con il... con Down Smash, ma non trova assolutamente niente, nemmeno qui. Sta aspettando... Qui ha... quasi... perso lo stock in modo terribile Midoriz. Situazione abbastanza stressante probabilmente. 127% ancora non trova la kill e niente, arriva la backthrow che con quella rage potrebbe essere veramente pericolosa. Arriva il back hail che porta a casa questo ultimo game per Mars, che passa per 3-1 e va in loser final.